È una settimana tra le più importanti della stagione. In questo episodio... Oggi è una giornata cruciale. Sposteremo Godzilla. Basta parlare, facciamolo. Sono teso, non lo nego, sono teso. Amico, torna indietro, indietro! Non sembra volersi fermare. Dovrai pur cominciare a lavorare alla draga. Ci voglio la famiglia. Fermi! Non mi prendono sul serio perché sono una ragazza e perché sono giovane. Io vado a prendere il nastro trasportatore. Facciamo la svelta, come a un pit-stop. Si sta piegando, attenti! Fermi! Indovinate. È la nostra migliore pulizia di sempre. Sì! Potremmo anche battere Parker, vedremo. Cavolo, è enorme! Sì, quell'impianto è gigantesco, insomma, è impressionante. Rick Ness, il capo squadra di Parker Snable, sta prendendo in consegna un nuovo enorme pezzo. È fondamentale per il nuovo impianto che Parker vuole montare per raggiungere il suo obiettivo di 94 kg d'oro, da 3 milioni e 300 mila dollari. Parker sarà felice di vederlo. Ci sarà di grandissimo aiuto perché misura 35 metri, una vera potenza. Se riusciremo a battere Todd, sarà fantastico. A Parker non piace perdere. Passata a metà della stagione, Parker ha raccolto solo 31 chili d'oro, per il valore di 1.100.000 dollari. E ha appena messo in stand-by il suo fidato impianto Big Red. Per un'operazione come questa, stare fermi è snervante. Il 21enne cercatore d'oro ha appena preso la drastica decisione di ricostruire la sua miniera dalle fondamenta. Sono fiero di questa scelta, ne sono convinto. Ogni metro di terra viene spostato a breve distanza. Non lo farei mai se non pensassi che sia meglio di quanto abbiamo fatto finora. Invece di trasportare il materiale fino all'impianto di lavaggio, Parker vuole portare l'impianto direttamente nello scavo. La sua squadra ha costruito un enorme terrapieno lungo 120 metri e alto 15, proprio al centro dell'enorme nuovo scavo. Va bene così! Per recuperare grosse quantità di materiale dalla fossa, Parker ha investito nell'acquisto di una nuova impilatrice. È enorme, cavolo! Oggi è un giorno di festa. Niente male. Credi che riusciremo a battere Todd con questo mostro? Beh, così dovremmo essere più efficienti. Se riusciamo a metterlo in moto, i benefici saranno molto superiori ai rischi. Sarà una c***o di forza. Mentre il nuovo piano di Parker inizia a prendere forma, Rick riceve brutte notizie da casa. Che c'è? Mi dispiace, devo tornare a casa e subito. Che succede? Ho ricevuto un messaggio da mio fratello e dice che mamma sta male, che è in ospedale. Non riesco a contattare lui e nemmeno lei, quindi non so che c***o succede, ma... Adesso non posso fare davvero nient'altro. Devo sapere che sta succedendo. Certo, prendi le tue cose e vai. Va bene. Fammi sapere se ti serve. Grazie, aiuto. Amico. Grazie. Auguri. Beh, sapevo che la madre di Rick ha problemi di salute, ma non credevo così gravi. Rick non ne parla più di tanto, ma... Se è andato, deve essere grave. È una settimana tra le più importanti della stagione. Non so proprio come farò senza di lui. Fanco.
Qua giù abbiamo troppo materiale, quindi devo capire cosa fare al più presto. Parker ha 2 giorni per sistemare il nuovo impianto di lavaggio. E deve farlo senza il suo braccio destro. Non ho idea di cosa stia facendo, Parker. Ora vuole prendere tutte le decisioni senza consultarci e sta cercando di preparare l'impianto da solo. Grosso errore. In cosa mi sono cacciato? Kg. Questo è l'obiettivo della stagione. E questo passo potremmo anche battere Parker, vedremo. A metà della stagione mineraria, l'enorme scavo degli Hoffman ha fruttato quasi 37 kg di ottimo oro del Klondike, per un valore di $1.300.000. Ma per arrivare a un bottino di 84 kg, l'ambizioso obiettivo stagionale, Dave Turin sta allargando l'immensa fossa di altri 230 metri. È il momento di fare un passo avanti. Per arrivare all'obiettivo di 84 kg, ognuno di noi dovrà dare il massimo. Sento la pressione e ne metterò tanta anche ai ragazzi. L'addetto all'impianto Kevin Hyatt e il meccanico Juan Ibarra stanno lavando con Monster Red 300 metri cubi l'ora, giorno e notte. 300 metri cubi l'ora non sono uno scherzo. L'importante è tenere il ritmo e dobbiamo tenere l'impianto in funzione. Voglio dimostrare che ne sono capace. Ehi, Kevin, c'è un problema, amico. Che problema c'è? Qui non si muove niente. Credo che dobbiamo fermare tutto. Vengo subito. Fammi dare un'occhiata. Dimmi, che succede? Quando ho acceso l'impianto, la pompa ha iniziato subito a perdere da dietro. Da un'occhiata. Oh! Guarda quanto di liquido idraulico esce. Accidenti. Non funziona niente. È tutto bloccato. La pompa, il propulsore, i supporti, non va proprio niente.